Intervista doppia a due delle sincronette del Centro Benessere di Vasto, allenate da Giusy Tornesi. Iniziamo nome e cognome. Fabiana De Greco. Perché scegliere il sincro piuttosto che altri sport? Perché è uno sport unico che richiede tanta disciplina. Ma penso che sia una vita di fatto, cioè io lo considero la mia vita, quindi... Da quanti anni fate sincronizzato? 5-10. La giornata o l'esperienza più emozionante e più bella? Campionato italiano. Perché è stata la più emozionante? Perché incontri delle atlete come te, che comunque praticano lo stesso sport, e c'è un'emozione unica. Devi gareggiare contro anche la nazionale, cioè contro le ragazze della nazionale, quindi comunque è molto più difficile. La parte più bella del sincro? I balletti, l'esibizione. L'esibizione. E per quanto riguarda invece gli obbligatori, la figura con cui avete più difficoltà e quella che invece vi piace di più fare? Allora, quella che invece più fare è il Barracuda. Quella più difficile invece è l'Ariadne. Il Mazzolino è quella che mi piace di più. È la più difficile... Quando andate a fare le gare, prima degli obbligatori, cosa vi dite e cosa pensate prima di scendere in acqua? Allora, abbiamo tanti motti, però ci abbracciamo sempre e diciamo ce la puoi fare, ci inciviamo. Devo vincere, la norma è basta. Scaramanzie particolari, personali, se si possono dire? Non ne ho. La sincronette che amate di più a livello nazionale? Nazionale? Beh, ce ne sono tante, quella che invece di più è Beatrice Delizia, anche se è una ex sincronette. Bella domanda. No, non ce l'ho una particolare, cioè mi piacciono tutte, sono i migliori, che devo fare, è tanto ora. Seguite spesso, visto che comunque lo praticate, anche il sincro in televisione. Vi piacerebbe vederlo forse un po' di più? Sì, secondo me devono proiettarlo ancora di più. Sì, molto di più. Molto di più. Avete detto che la parte più bella sono comunque gli assoli o quelle in coppia o di squadra. Il balletto più bello è la musica che vi ha caricato di più scelta dalla vostra insegnante? Allora... Il doppio che ho svolto con la mia amica, dove c'è la canzone Twist Again. Allora, penso che sia stato il solo che poi ho rifiutato anche di fare, perché non mi piaceva la musica, però in realtà poi mi sono piaciuta moltissimo, e quindi il solo con la canzone che è più felice di me. La canzone quindi conta tanto quando siete in acqua. Vi piace, mentre vi allenate, magari inserire qualcosa anche di vostro o proporlo all'insegnante? Sì, sì, ma molte volte l'insegnante. Sì, cioè ci suggeriamo diciamo. Allora, vi chiedo un pregio e un difetto della vostra insegnante Giusy. Allora, è severa, è un difetto. Un pregio è che è buona quando noi comunque... la sentiamo, la ascoltiamo. No, allora, al momento è pesando un po' più dolce, grazie a lui, quindi no, non c'ha il difetto di essere tanto sclerotica, cioè solo alcune volte. Il difetto, no, ogni tanto impazzisce, però presto sta a posto. Quando andate a fare le gare, ma anche durante gli allenamenti quotidiani, quanto è importante il rapporto con l'insegnante e l'istruttrice? Allora, è molto importante, anche perché se comunque non c'è un bel rapporto, non si ha nemmeno la voglia di venire all'allenamento. Le gare. Le gare penso che cioè, ci serve, anche perché quando arrivi là l'ansia, l'adrenalina è fortissima, quindi se non ci sta una persona con cui passi tutto il tempo insieme, che alla fine è anche una cosa con la famiglia, una seconda mamma in un certo senso, quindi... Per fare sincro ci vogliono tanti sacrifici a livello di ore spese come allenamenti. A voi questo non pesa? No, a noi non pesa, anche perché in vita sociale ci abbiamo comunque, soltanto che ci vuole molto impegno e questo comunque
serve molto. Io ripeto che per me è la mia vita, quindi se devo farmi 24 ore di moto io non faccio tranquillamente. La sfida che lanciate a voi stesse per la prossima stagione agonistica? Partecipare al campionato estivo di Nores e anche quello ragazzi. Lo stesso e anche a fare gli assoluti, speriamo. Una bella squadra assoluta. Descrivi con tre parole la tua compagna di squadra. Che dire, allora è simpaticissima, certe volte molto pesante, però l'adoro. Troppo genio, quello sì. Troppo intelligente, simpatica, ovvio, quindi per me è come una sorella. Fare sincro vi toglie sicuramente tempo anche per la scuola. Tasto dolente oppure no? Allora, per me no, anche perché quando torno a casa l'unica cosa che devo fare sono i compiti e quindi... Che fai? No, non ho questi problemi, la scuola mi vede. Se doveste scommettere su una vostra compagna che potrebbe arrivare anche tra le più piccole, perché c'è anche un gruppo di più piccole qui al centro benessere, su chi scommettereste? Sara. Sulle piccole Sara. La prossima canzone che vorreste proporre all'istruttrice, magari per un sincro di squadra? Vabbè, dipende, anche le canzoni nuove che ci saranno, quindi non so. Di fatto la vostra allenatrice sceglie le canzoni bellissime. Però io sinceramente l'ho iniziata ad amare, quindi ormai è la mia personalità. Preferisco la canzone di anni e anni fa, però... E al di là di tutto, i vostri gruppi musicali preferiti o cantanti preferiti? Allora, i miei preferiti, quelli pop, quelli che comunque trasmettono il rato. Però tanto non si può parlare, quindi io mi associo a quello che c'è. Un saluto e un in bocca al lupo a chi volesse comunque iniziare a praticare il sincro e alla vostra compagna. Mi raccomando, con il sincronizzato con uno sport bellissimo e un bacio. Iniziate a bere da me, io sono simpatica, quindi vi faccio entrare, non vi affogo, anzi vi aiuto. Mi raccomando, spero che vi diventate. Ciao.